Con il maestro di cucina Nuccio Cabli e con uno dei personaggi più noti di Francavilla al Mare, Rocco Paolini, commentiamo questa edizione 2023 di Dolcezze d'Abruzzo al ristorante Con Gusto del Conad Asteropi di Francavilla. Ha vinto un piatto di un giovane concorrente di Chieti, Lorenzo Leva, con un elaborato davvero fatto molto bene. Il bilancio lo facciamo fare da subito a Nuccio Cabli. Io ti ringrazio Paolo, comunque ha vinto un ristoratore, quindi stiamo in tema della grande manifestazione che portiamo avanti da tanti tanti anni, Casalingo in Cucina, e quindi sono contento, veramente ha fatto un dolcetto meraviglioso, quasi uguale a quello che fanno a Pescara. Cagionetti sul letto di Parrozzo, cosa hanno avuto di più questi cagionetti rispetto agli altri dolci tecnicamente? A me sono piaciuti particolarmente perché sono fritti, di solito vanno fatti anche al forno, ma quelli fritti, i cagionetti, la morte sua è quella, quindi devono morire in quel modo per poi mangiarli e gustarli bene. Rocco Paolini, la prima volta in giuria ad una manifestazione del genere, come si è trovato? Io mi sono trovato benissimo, vi ringrazio di avermi accolto nel vostro gruppo, è stata un'esperienza che chiederò di ripetere perché comunque è una manifestazione che esalta i sapori locali, i sapori comunque di una volta, ed esalta anche la creatività delle persone, delle persone normali, delle persone comunque come noi che si mettono comunque dentro casa e comunque cercano di ripetere quello che le nostre mamme, le nostre nonne facevano nel corso degli anni. A parte coloro che hanno vinto, quali sono stati i dolci che l'hanno sorpresa maggiormente? Perché ci sono stati anche dolci davvero molto caratteristici per la nostra regione. Allora, il pan dell'orso, molto molto particolare, e anche la neola, ok, servito con una bella fetta d'arancia, e non da ultimo anche i tiramisù, che sono stati molto particolari.